una logica di fortissimo orientamento ai risultati. Questa politica, questi disegni sono disegni complessi, e quando sono disegni complessi va sleggerita la valutazione ex ante, va sleggerita la valutazione ex ante. Non bisogna immaginare che ex ante si riesca a valutare granché, ma bisogna garantire a tutti i soggetti privati e pubblici che sarà durissima la valutazione ex post, che saranno sotto i riflettori, quindi che devono impiccarsi a dei risultati. Quindi tanto più fai una cosa complessa, tanto più devi obbligarti a dire che cavolo, quale cavolo di effetto produrrai sulla qualità della vita dei cittadini, in un linguaggio che non è delle politiche, ma è della politica. Quindi questa mistificazione che è andata avanti, questa separazione fra amministratori che costruiscono procedure che e complesse verifiche procedurali che non interessano alla politica, giustamente, questo rapporto assurdo per cui l'amministrazione dice ma alla politica non gli interessa quello che faccio, ma parli una lingua che non si capisce. Se non la capiscono i cittadini non deve capirla neanche la politica, e quindi sigle, procedure, come dire, compliance, rispetto di procedure. Invece andare e costringere noi amministrazione, io sono un amministratore prima di tutto, a costruire delle operazioni che tanto più sono articolate, tanto più devono essere semplici nel dire quali sono gli aspetti della qualità della vita dei cittadini che vengono modificate. E infine, legato a questo, con un'immagine forte che viene da Amartya Sen, l'idea di un partenariato acceso, aperto e informato, cioè questa informazione su qual è l'obiettivo, cosa intendo fare, e queste informazioni che do sul fatto se quello che io mi sono prefisso di fare sta veramente avvenendo, lo devo rilasciare in una maniera che sia visibilissima e accessibile a tutti quanti, oggetto di uno scontro, di un dibattito anche acceso, anche molto duro, informato però, acceso ma informato, cioè nessuno parla che se non ha letto, hai letto e guardato i numeri, stai zitto, se non hai letto, stai zitto. Quindi durissimi nella qualità della partecipazione, viene chiunque ma deve avere letto le carte, se non hai letto le carte non ci interessa, la prossima, le leggi poi rientri nella stanza. Ecco, questo tipo di impostazione ve l'ho solo detto con qualche parola vivida. La domanda è: che ne è stato? Che ne è stato? Prima di dire che ne è stato, prima di tutto nell'impianto dei regolamenti comunitari, cioè che ne è stato nei regolamenti che per 3 anni sono stati oggetto di negoziato in tutta quanta Europa, e poi in parte per quello che so che cosa ne può essere o ne è stato in Italia. Prima di rispondere a questa domanda, un'evocazione, non vi descrivo, lo farete se ho capito, ne discuterete di questo come hai detto durante il corso, non descrivo gli approcci alternativi, perché servono gli approcci alternativi, perché io per capire che approccio sto usando devo prima di tutto capire quali sono quelli degli altri, poiché gli altri sono approcci dominanti, però vi richiamo concettualmente solo questa cosa. La distinzione fra gli approcci avviene su possiamo raccontarla in tanti modi, adesso ve la racconto in modo semplice così, avviene su 2 dimensioni, la dimensione degli interessi e la dimensione della conoscenza. Cosa dicono questi diversi altri approcci che sono stati evocati sul piano degli interessi? L'approccio cosiddetto istituzionale, che è l'approccio secondo cui lo sviluppo avviene riscrivendo le regole, facendo le norme, cambiando le istituzioni, è l'approccio dominante ancora oggi quando leggete il dibattito sulla Grecia, le riforme strutturali. La parola riforme strutturali oggi nel linguaggio comune da giornale vuol dire scrivere delle nuove regole. Chi ritiene questo approccio ritiene fondamentalmente non è attento agli interessi né della classe dirigenti nazionali né delle classi dirigenti urbane e territoriali, e ritiene che la ragione per cui le cose non succedono è che non si sanno, non che non si vogliono far succedere. Quindi l'approccio, c'è un modo di ragionare che compare nell'interlocuzione che avete tutta la vita. E quindi sempre domandatevi, ma questi soggetti hanno interesse a fare le cose? Sei sicuri che non lo sanno? In realtà sanno benissimo cosa dovrebbero fare, che non hanno interesse a farlo. Quindi esiste un altro approccio che è molto importante per le politiche urbane invece, che è l'approccio delle cooperazioni, dice no, gli interessi ci sono, sappiamo che viviamo in un mondo in cui ognuno si muove secondo interessi, ma esiste
ma nella complessità enorme della realtà, in cui la pubblica amministrazione non ce la fa a funzionare da coagulo di interessi, c'è un luogo in cui gli interessi sono costretti a comporsi in modo tale che alla fine si tiene conto degli interessi di tutti, e questo luogo è la grande impresa. Questo è importante, è fondamentale per una cosa di cui oggi non parliamo, che è la politica delle grandi città. Non pensate che quando qualcuno dice che bisogna dare tutti i poteri all'immobiliario, bisogna seguire gli indirizzi di alcune grandi imprese, o quando a pochi chilometri da qua si ritiene che la soluzione della grande area archeologica di Pompei vada affidata all'Unione Industriale, non pensate che sono solo interessi beceri. È che c'è una tesi che alcuni ritengono che nella complessità attuale soltanto l'impresa, essendo un soggetto che deve fare profitto, quindi deve stare attento a remunerare gli azionisti, già che sono una montagna, che deve vendere prodotti, quindi deve stare attenta agli interessi dei consumatori, che deve vendere prodotti che non siano prodotti in una maniera impropria, perché adesso noi consumatori siamo molto attenti anche al fatto se il prodotto è stato prodotto con condizioni di un modo o nell'altro, deve stare attento agli ambientalisti che ti impediscono altrimenti di fare le cose. L'impresa è il luogo in cui tutti questi interessi trovano una loro compensazione. È una tesi, noi possiamo dire tu sei uno corrotto e sei fatto comprare dalla grande impresa. No, io ritengo che la grande impresa sia una grande macchina da guerra che risolve la complessità. Il problema qual è? Che non è vero che nella grande impresa questi interessi sono sullo stesso piano, c'è un interesse che è su un piano superiore, che non è neanche nell'interesse di nessuno di tutti quelli che ho detto fino adesso, è l'interesse del management di avere potere, questo, diciamo, l'interesse del management dell'azienda è ciò che oggi un'azienda, una grande azienda, massimizza, pensando che deve pagare le banche, deve pagare gli azionisti, deve soddisfare i consumatori, quindi è una macchina interessante, straordinaria l'impresa, è una meravigliosa macchina, ma gli interessi non sono equilibrati. Non entro nelle altre, mi interessava ricordarci la parola interessi, invece noi che la pensiamo così, place-based approach, ricorda che la prima domanda da farsi sempre quando hai davanti una classe dirigente è: qual è l'interesse di questo sindaco? Qual è l'interesse di questa amministrazione comunale? Qual è l'interesse di questo gruppo dirigente nazionale? La domanda di qual è l'interesse non è una domanda perversa e la risposta non può essere semplice. E non è detto che vada risolta solo nel dire l'interesse personale di fare soldi, perché gli interessi possono essere anche interessi di miglioramento della vita degli altri, possono essere anche interessi altruisti, ma la domanda fatevela in ogni istante, quando lavorate da una parte o dall'altra con qualcuno, questo soggetto, qual è il suo interesse? Allora, il place-based approach riconosce che il risultato finale, che anche i livelli locali, anche i livelli territoriali, non mitizza a differenza dell'approccio comunitaristico, che non ho citato il livello locale perché è quel livello meraviglioso in cui finalmente tutti quanti sanno le cose e quindi le fanno, no, non le fanno manco per niente, perché il livello locale, la classe dirigente locale è probabilmente la classe dirigente in democrazia economica e in democrazia politica, che ha vinto la partita precedente, cioè che ha dimostrato con delle idee innovative, ha avuto un disegno della città, grazie a questa idea ha vinto politicamente e o ha vinto economicamente, si è installata al governo di quel territorio e come tutti gli esseri umani, tutti, salvo qualche raro Gesù Cristo, quando si installa al potere, da quel momento in poi cerca di mantenerlo, punto. Un dato di fatto della nostra realtà, non è che sono persone cattive, siamo tutti così, possiamo farlo in gradi diversi, misure diverse, non lo facciamo se siamo continuamente messi in discussione, se siamo continuamente sollecitati sul mercato politico, dall'opposizione politica, sul mercato economico, dalla concorrenza, perché questo nostro paese non ha né molta concorrenza sul piano politico né molta concorrenza sul piano economico, è evidente che la tendenza di un paese come il nostro a creare delle classi dirigenti esclusive è molto forte. Questo è un dato di fatto con cui viviamo ogni santo giorno e quindi le classi dirigenti locali sono molto spesso le principali responsabili delle situazioni che ci sono, non perché non sappiano, ma perché non vogliono fare le cose che intuiscono dovrebbero fare. Questo dice il place-based approach, quindi vuol dire che io, diciamo, le classi dirigenti nazionali sono buone, no, l'importante è che abbiano un interesse contrastante con quelle delle classi dirigenti locali. La classe dirigente tedesca non è che era buona quando interviene nell'est prodigandosi quando avviene l'unificazione
per cercare di rompere le croste che immediatamente si creano, si sarebbero create nell'est Germania come si sono create in Russia, perché diciamo venivano dalla stessa malattia e quella malattia tendeva a produrre gli stessi germi, cioè la vecchia classe burocratica dello pseudo comunismo, dico pseudo perché il comunismo non è una cosa seria, non possiamo definire comunisti, diciamo quegli stati, ma pseudo comunisti. La classe dirigente espressa dagli stati pseudo-comunisti immediatamente era l'unica competente e capace, quindi cosa fa? Si ricicla in tutti questi stati al potere. Perché la classe dirigente tedesca non lascia che questo avvenga e la destabilizza? No, perché è buona, perché ha un interesse nazionale, perché sa che la Germania, il mondo, il popolo tedesco giudicheranno la capacità della classe dirigente nazionale tedesca solo dalla capacità di fare camminare l'est rapidissimamente e quindi destabilizzano i processi nell'est. Allora, quindi non è che è buona la classe dirigente nazionale tedesca. Allora, le cose funzionano quando gli interessi diversi delle classi dirigenti locali e delle classi dirigenti nazionali entrano in contrasto. La stessa vale, e me la cavo rapida, per quanto riguarda la conoscenza. Ho detto che i piani su cui si discriminano gli approcci sono interessi e conoscenza. Allora, qua ancora più semplice. La tesi degli istituzionalisti è molto facile, la conoscenza ce l'hanno solo alcuni tecnocrati che siedono nei grandi centri di competenza. Quindi ce l'ha Francoforte, ce l'ha Bruxelles, ce l'ha qualche volta addirittura Roma, certamente Londra, Parigi, cioè e quindi la conoscenza è di pochi soggetti. La tesi delle agglomerazioni è molto più raffinata, no? La conoscenza necessaria per capire come si sviluppa una città di Napoli, cosa fare a Bagnoli, cosa si dovrebbe fare nelle aree interne del paese, è diffusa fra centinaia di migliaia di soggetti, ma la grande impresa ha la straordinaria capacità di raccogliere questa conoscenza, nell'interesse generale, conoscenza e interesse. L'approccio comunitarista, l'approccio che dice no, tutto il potere al basso, riconosce che la conoscenza è diffusa fra tutti i soggetti di un territorio, ma non guardando al profilo degli interessi, non guardando al profilo, dando scarso rilievo al profilo degli interessi in questa che spesso diventa una mitizzazione delle comunità locali, ritiene che questa conoscenza, che l'unica cosa che sia necessario fare è fare emergere questa conoscenza. Le persone di un territorio, di una città, non sanno di sapere. Se io le metto nelle condizioni di avviare un processo di autoapprendimento, capiscono di sapere, magicamente capiscono cosa devono fare. L'approccio Blaise dice, fermi tutti, la conoscenza è diffusa fra centinaia di migliaia di soggetti, quindi il sapere come e far crescere è effettivamente sparpagliato. Ma non basta la conoscenza, serve l'innovazione. Cosa vuol dire? Non è vero che già si sa, non c'è nessuno che già sa cosa fare. E il saper cosa fare, a parte che si possono fare in ogni posto, non esiste un equilibrio solo, non si tratta quando si fa sviluppo di capire cosa si deve fare, ma di decidere di fare una cosa. Gli equilibri sono molteplici. L'approccio Blaise dice: non basta sommare le conoscenze di voi in questa sala per decidere come migliorare l'organizzazione di questa università, bisogna che vi siate messi nella condizione di interagire fra di voi, di litigare fra di voi, di studiare, di imparare, di discutere in modo tale che innoverete, innovazione. Quindi lo sviluppo non viene dalla sommatoria delle conoscenze, viene solo da conoscenza che non c'è ancora, cioè dall'innovazione e quindi processi innovativi. Ok, ho richiamato in 5 minuti i punti. Cosa ne è rimasto? Torno alla domanda. Cosa è rimasto di questo? Allora, la prima cosa enorme, gigantesca, viene terminata un'agenda per la riforma della politica di coesione nell'aprile del 98, se mi ricordo bene, nel 98, e siamo all'inizio del negoziato 2014, per il 2014-2020. Tatticamente il documento si rivela un successo, tatticamente, e lo si vede dai numeri. La politica di coesione, che fino a 2 anni prima era indicata come la politica che avrebbe perso, che sarebbe stata dimezzata, aumenta la propria quota in un brutto bilancio. Il bilancio 2014-2020 è un brutto bilancio dell'Europa. In una situazione di crisi l'Europa riduce il proprio bilancio da 1.04 di fatto a 0.98.
quindi un brutto bilancio, ma in questo bilancio la politica di coesione cresce. Cioè cambia in quei due anni radicalmente in Europa l'idea che alla fine la politica di coesione è la principale politica di sviluppo per l'Europa. Quindi tatticamente la Hübner porta a casa un grosso risultato per la propria Polonia e se vogliamo l'Italia per l'Italia. Quindi